Richiamo l'attenzione sul fatto che il nostro amico Alessandro, andando in una antichissima tabaccaio romano, dal 1820, una delle prime rivendite di tabacchi autorizzate probabilmente, su Ponte Milvio, ha visto un'antica targa che loro hanno ancora e mi auguro che abbiano ancora il chinino, perché qui si vende il chinino di Stato. Il chinino di Stato fino a poco tempo fa era obbligatorio nelle rivendite dei tabaccai. Era obbligatorio detenerne una riserva. I tabaccai che erano dipendenti... concessionari dello Stato. Sì, comunque diciamo anche dipendenti, in quanto che c'era il monopolio. Il monopolio dei tabacchi, il monopolio del sale e il monopolio del chinino. Quindi era obbligatorio la fornitura. Io ricordo che negli anni 60, per poter mangiare il sale integrale, visto che era la mia zona di lavoro, dovevo andare in una tabaccheria di Frascati, che aveva ancora il sale sfuso, fa l'integrale sfuso, dentro... I sacchi di juta. No, delle cose di legno, delle scatole di legno. Ah, sì, delle casse di legno. Certo, il legno è importante per... Certo, l'umidità. Sì. E pigliava questi quintalate che pigliavo io di sale integrale, non si trovava. Nessuno aveva la cultura del sale integrale. C'era solo sale costituito da cloruro di sodio. E poi si lamentavano che c'era l'ipertensione. Te credo. Abbiamo fatto. No, ma poi molta gente mangiava tantissimi insaccati, per cui anche lì. Ma era cloruro di sodio. Puro cloruro di sodio. Che si ottiene pagando di meno, perché adesso non è tutto che parliamo di tecnica della produzione del sale. Questo per dire qual è la cultura corrente. Io ricordo che mi battevo. Ma nessuno lo sapeva. Ma tu sei andato a vedere il procedimento di produzione lì al Lido di Ravenna, alle saline di Ravenna? Non vedere... ci ho vissuto. Lo so, appunto dicevo, ti è capitato. Le saline di Cervia. Di Cervia, certo. Un'altra cosa, e voglio dire perché a questo punto, visto che tu mi fai un filmato, è bene che lo si sappia, oggi ormai è all'ordine del giorno la pasta integrale, il pane integrale. Ma a un certo periodo, e possiamo dire attorno agli anni, all'inizio degli anni 80, nessuno che conoscesse che esisteva la possibilità di mescolare la farina con la crusca. Ricordo che un'azienda farmaceutica che no, sembrava una grande conquista sociale quella di avere la farina bianca e basta, più pura bianca, più pura possibile. A me sta bene la farina bianca, ma oggi ormai la cultura è talmente progredita da questo punto di vista, che l'alimentazione integrale è fondamentale. Anche perché ci sono tutta una serie di elementi, tipo le fibre vegetali, che servono assolutamente all'organismo. È naturale. Per digerire meglio, per defecare meglio. L'ipertensione e tutto il resto. Per digerire meno, per fare soprattutto la flora intestinale. Certo. Il microbiota, che l'hanno scoperto adesso. Io ricordo che la mia azienda nel 1960 aveva inventato il concetto di eubiosi, che era rifiutato dai medici, i quali non accettavano l'idea dell'eubiosi, perché per chi aveva la diarrea c'era soltanto l'antibiotico. Che cos'è l'eubiosi? Dillo per il volgo. Una buona... eugenetica, eubiosi. Sì, insomma, praticamente invece dell'antibiosi, che uccidevano la vita della flora intestinale, quei prodotti che favorivano la crescita della flora intestinale si chiamavano eubiotici. E quindi la parola che la mia azienda aveva, dall'azienda da cui dipendevo, aveva inventato era eubiosi. Mi ricordo ancora certi scazzi che poi mi incazzavo a morte, però dovevo star zitto. Vabbè. Ritorniamo a noi. L'obbligatorietà della presenza del chinino di Stato nelle tabaccherie,
credo che esista tutt'oggi, perché non credo che qualcuno abbia fatto una nuova legge in cui ha tolto quell'obbligatorietà. E allora lo dico per gli amici, perché sono fatti concreti. Io a un certo periodo, circa una quindicina d'anni fa, mi misi a cercare per Roma chi ce l'avesse. Finalmente lo trovai da un tabaccaio della collina Fleming, il quale mi diede appunto un blister del chinino di Stato, che me lo diede per pochissimi centesimi. Sì, no, ma non di euro, di lire. E sarà costato 100 lire, 50 lire, una cosa così, capito? Quindi di sicuro l'azienda di Stato... No, perché il chinino è di facile produzione, immagino. Ma assolutamente, basta che c'è la pianta di china. La corteccia di china. Certo. Io ce l'ho, a casa. Sì, va bene. Lo pigi, non ci vuole mica da... Lo pigi. Spremi l'olio. Lo sciogli in acqua e alcol e hai fatto l'elisir di china. È pure buono. Pure buono. Io l'ho rimediato. Ho rimediato ieri in erboristeria qui il chinino in gocce. Ah, vedi? E lo prendo regolarmente. Bravo. Da oggi lo prenderò sempre. Bravo, bravo. Quindi ho ottenuto questo. Si tratta appunto di ritornare al discorso. Perché? Perché il chinino, preso per l'influenza, è molto più attivo dell'aspirina o di qualsiasi altro antinfiammatorio. C'è una bella differenza, perché va all'origine, alla causa dell'influenza. Non all'infiammazione, ma al germe che lo ha provocato. Che è un Covid. Certo. Capito? Il titolo è che tutti dovrebbero vedere, perché parla un avvocato, mi pare che si chiami Grimaldi di cognome questo avvocato, Bruno Grimaldi, un nome così, il quale si è battuto per non far togliere dalla circolazione i prodotti a base di... Parente del principe Grimaldi. Capito? Probabilmente parente di Fulvio Grimaldi, grande giornalista. Per cui adesso noi cosa facciamo? Intanto abbiamo fatto vedere la fotografia, che loro lo tengono lì come memoria e fa vedere che loro sono... Esistono dal 1820. Dal 1820. E poi è anche molto probabile, perché l'amico che mi ha mandato quella fotografia, che ha fatto l'altro giorno, si era dimenticato di chiedere se loro ce l'avevano, se per caso, non avendolo, l'avrebbero potuto chiedere al fornitore. Sicuro. Questo è il punto. Ritorno a battere l'articolo. Il chinino è meglio dell'aspirina per la cura dell'influenza e del raffreddore. Stavi dicendo un'altra cosa, siamo saltati di palo in frasca 18 volte. Stavamo parlando di chinino. Questo era l'oggetto originario? Sì. Tanto è vero che ti ho detto, filmiamo, perché ne stavo parlando. Sì, appunto. Ah, ecco, giusto. Ok, chiudo. Allora.